La gallina è ovunque ormai ed è anche una gallina abbastanza lucida, così come lo sono i tanti lettori che ti seguono. Ma speriamo di sì, a me fa molto piacere questo successo del libro nel Salento, perché insomma il posto in cui ci tenevo di più funzionasse e sta andando bene, come nel resto d'Italia, ma forse anche un po' di più. Ma io non avevo lo scopo di scoperchiare cose, mi interessava dare un racconto che toccasse anche magari degli aspetti che sono un po' taciuti, ma come fisiologico che sia nel marketing, diciamo, perché quando si fa promozione di un territorio si dicono solo alcune cose. Questo è giusto, è altrettanto giusto che la letteratura poi tocchi anche altri aspetti. Noi che guardiamo il buco della canna, noi che guardiamo il mondo, il dottor Menard ha il revolver in mano e lo sguardo preoccupato, fisso su qualcosa che è stato avvolto nello stesso vino ingiallito. Io ho scelto di presentare al pubblico il romanzo in una versione ibrida, piuttosto, non è una lettura semplice, è una lettura accompagnata da della musica, quindi così è una specie di suggestione per chi ancora il libro non l'ha letto, e la musica spesso può aiutare in questo senso a creare delle immagini, dei film. Fai tutto da te. Allora, One Girl Band è soltanto una modalità di presentare il mio progetto, perché in realtà potrebbe essere anche suonato con altri musicisti, solo che vorrei porre l'accento sulla voce e sulla sperimentazione, per questo sono da sola. In questo modo si può notare l'uso che faccio della voce ritmicamente e un po' di noise con la chitarra, tutti gli effetti che creo che poi si intersecano tra voce e chitarra, ed è per questo che uso il One Girl Band. Perché io più capisco e più non capisco. Penso troppo, poi divento ricchione. Il nuovo album che si intitola Giovanni Truppi è uscito a gennaio. In realtà la novità per quanto riguarda il tour è che sto girando in trio, mentre prima giravo chitarra e batteria, quindi eravamo due. E faremo prevalentemente canzoni dall'ultimo disco, ma anche qualcos'altro di più vecchio. Sei il grande ospite di questa edizione della Poesia nel Jukebox, tanto attesa per il tuo concerto questa sera qui a Lecce e per il nuovo progetto che stai portando in giro. È un disco di 6 canzoni tutte collegate, anzi è una suite di quasi 40 minuti, si chiama Die, e racconta della paura di morire o della morte di due persone. Un uomo in mezzo al mare e una donna sulla terraferma.